Grazie, partiamo. Allora, questa diciamo piccola rassegna, perché noi cambiamo di volta in volta, ma è dedicata al nostro grande interprete Ettore Petrolini. Sono macchiette, parodie, versi e inversi. Saranno dei giovani attori che ho scelto, è stata quasi una palestra il Petrolini come teatro, ed anche alla ricerca nei vari altri spazi romani. Adesso partiremo con una macchietta, visto che abbiamo distinto proprio nei settori, una macchietta del 1903, eccola, adesso vediamo Petrolini nel suo camerino, del 1903, Gigerbullo, Gambrinus. Gambrinus esiste ancora, c'è un chiosco a Piazza Termini, Piazza dei 500, con scritto proprio Gambrinus. Noi lo riproponiamo, diamo questa specie di rievocazione di questa bella macchietta in Gigerbullo. C'è chi dice che sono prepotente perché sono bullo d'argagliante e bello, ma non mi importa, non mi serve niente. Chi può parlare con me? Caccia il cartello! Ho conosciuto ogni commissariato, Trevi, a Ponte, Arcelio, al Viminale, all'isola ci ho fatto il noviziato, così adesso ognuno ma da rispettare. Chi è che io conosco Gigerbullo, Ne ha parlato tanto pure il messaggero, dico ogni sempre vero, non dico infamità, si nomini il Cicetto Bell'Urione, la gente a da trema! Ce ne ho mannati tanti all'ospedale, ma tanti che se sa, sazza! E poi l'avevamo letto sul Messaggero, sulla Tribuna Illustrata d'Italia e su tutti gli altri giornali di Roma, i ferimenti del solito sconosciuto. E a me? E il solito sconosciuto chi era? Ero io, sono sempre io, il solito agnato della notte. Io, a morire sorvegliato, sono stato 12 o 13 volte carcerato dal manicomio criminale. E mica fa vergogna di dirlo, per niente, anzi, me ne guanto. Ed è per questo che i ragazzi mi vogliono bene, perché si accorgono che c'ho potte e fegato e potte dritta. A me me la lascia perdere. Perché uso e busso forte. L'altra sera mi fa 10, mi fa 10. Dico che dici, mi fa 10. E va a lavorare. E ci ho provato a lavorare. Me l'ho messo in società con un amico che lavorava, pensa. Avevamo aperto una fabbrica di letti in ferro vuoto. Lui metteva il ferro e io metteva il vuoto. Stanca era perché ha ammazzato la moglie e poi l'ha fatta a pezzi. Pensa che lei da viva gli diceva sempre: io te voglio tanto bene che per te mi farebbe paura a pezzi. E invece l'ha fatta per davvero, l'hanno carcerato. Ma ti voglio, ma è giustizia questa. L'altra volta mi hanno carcerato perché dicono che io ho rubato una forma di formaggio. Fuori dal pizzicaro c'era un cartello con sopra scritto formaggio da grattare. Ma vabbè, e io lo so grattare. L'altra sera per esempio sono da Faraglia, abbiamo una tazza di caffè, mi scalamme un po' a bocca dello stomaco. Tu dire il caffè, detta l'uomo come me, se non gli hai fatto niente da male. Io ho detto farà, ma com'è così caro sto caffè? Lo sai che mi ha risposto? E adassa sul lusso. E sto vestito così. Molto mani ci voglio andare con una foglia di fico qua davanti. Voglio vedere quanto me la fa pagare. Ma il Dio è giusto. Il Dio ha che assicurati. C'era scritto compreso il servizio. E beh, e Cicetto se ne è compreso. Io divento una pecorella solo quando vedo la mia ragazza. Si chiama Nunziatina la Fardona, sì, la Fardona, più via che c'ha le fianche prosperose. E tutte le sere tra l'usche e brusche e le prune a fresco vado sotto le finestre di casa sua e gli canto sta canzone qui che muove fosse ti attacca ciò chi che se la navio. Affaccia dalla finestra aggrugna un sfratto del bene mio conoschi il sentimento del bene mio conoschi il sentimento tu pagami una cena. Hello.
pagami la cena, Samuele. Tu paga cena, che io amo tanto. Vai, Gigi, vai. E poi non dire che chi c'è sono le secore, eh? Chi può parlare con me, faccia il conto. Gigi il bullo. Insomma, erano belli intemperanti questi pubblici. Adesso vediamo invece i duetti. Loris Petrolini. Loris Petrolini era appunto la denominazione di questo duo. Loris era uno pseudonimo di Petrolini che l'aveva usato appena giovane ragazzo. Lo diede alla sua compagna d'arte che era Ines Colapietro. Adesso vedremo, poi diventò anche una sua compagna nella vita, ebbero due figli. Insomma, una storia molto interessante che avremo modo di approfondire magari in altri momenti. Adesso pensiamo alla parte artistica. Spagnolata era una parodia della Carmen di Bizet e adesso appunto andiamo a vedere come poteva essere recepita nelle osterie sciantanti un genere come questo. Vai così bella ed austera. Son pari sua. Dove vai con quell'aria sprezzante? La regina sarò della fiera. Del bestiame. A danzare col mio nuovo amante. Oh mia Carmen, te prego ritorna. Questo amore è una dolce catena. Tirela. Ma non vedi che tieni le cuerna del toro che sta nell'arena. Oh mia Carmen, se tu mi tradisci io sono capace di farte morire. Ottolino, da voi sta fermo un attimo che c'è a metterà. Ma da voi sta zitto! E lasciaci lavorare, no! Vede, Pedro, se non la finisci io faccio uno strido e arriva il scavito. E stiamo tutti a tremare. Ed è peggio per te. Corre! Che sina! Andiamo a scoccire. Che meglio! E Scavillo il suo nome hai chiamato? Sì! Sì vostro, quel vigliacco che ha preso il tuo cuore! Quel vigliacco ma è proprio sbagliato! È un gran fusto che fa il toreador! Al vino del bobo! Dunque è questo che t'ha affascinato! Quel mestiere di sangue d'oro! Sì, ma quello che mi ha regalato! Tre collane ed un ciondolo d'orra. È dottore, guarda meglio. Guarda Naro, tu dunque mi lasci. Ma me la telegrafa te ponerò. Ti è da aspettare, Acuto, sì. Ma che sta un po' spirito, sì, sto Pedro, Pedro, se non la finisci io faccio uno strillo e arriva il scavito. Lasci tua? E no, e no, e mo sei tua se non te la pianti, hai capito? Sto cafone burino! Ha parlato il marchese di Riva Fratta, ma chi vuoi mettere paura? Sor Cosci me lo, eh? Cosci me lo a me! Cosci me lo a me! Vai a me la! Vai a me la! Olè! Insomma i pubblici non erano dei più teneri, eh? Ma chissà, forse nella tanto amata Belle Époque erano diversi. Adesso così pensiamo come potevano essere tanti. C'era l'Olimpia per esempio, c'era il teatro delle Varieté che poi diventerà il Salone Margherita. Insomma ce n'erano tanti, ce n'erano tantissimi. Beh, l'Apollo l'hanno buttato giù perché hanno fatto appunto gli Argini del Tevere, sapete, c'erano 46-47 inondazioni l'anno, era una disperazione. Bene, ci hanno messo poco, li fecero in 47 anni. Allora, adesso praticamente parliamo invece di questa Belle Époque. Allora, una rievocazione tratta da uno spettacolo che sarà ospite al Petrolini dal 25 settembre, che si chiama Fatti, Misfatti e Fattacci. Abbiamo estrapolato un brano che si stava molto, diciamo, bene, ripreso da questo mitico mondo del Café Chantant. Rivediamo la Nini Tirabusciò, tratta anche questo personaggio dal film di Monica Vitti. L'abbiamo estratto, estrapolato appunto da Gilberta Crispino, Fabrizio Giussotto, che ci presenteranno questo numero dedicato al Caffè Chantant. Andiamo! Ma che sei? Tutti questa sera, eh? Professore,
buonasera. Capitano, buonasera. Vieni, vuoi salutare? Fatta affari tua. Ma ci sei anche tu. Ma non dovevi andare a scuola? Vuoi che ti interroghi io? Vai all'esame di maturità. Se lo faccio a te risulteresti non idoneo. Bella. Volete vedermi tutta? Tutta. 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 E uno, e due, e tre. Esagerata. Ma la mamma mi manda da sola? No. C'aveva un bel... Ma che c'aveva? Moscete birichini, cavallo! Glielo invidiai. Mi disse, vuoi provarlo? E tu? Io tentennai. Che faccio, monto su? Sì! Monto su? Sì! Monto su? Sì. Né a te. Bella, ma tu vai, torna qui. Vogliamo la mossa. Sei un maritozzo con la mossa. Torna qui. Vieni fuori. Lo sai che c'hai veramente un gran bel cuore. Carino. Attento, che questa la faccio per te. Io mi sono portato l'occhiale. Vedi qualcosa? Anzi, vedi donna a fangiro. Guarda che io ho attenzioni serie. Ma sì? Sì, te voglio presentare a mamma mia. Già conosco tua madre, la incontro tutti i giorni a Caragalla. Ah, guarda che ho prenotato la chiesa, Ecco, faccio qua la prima comunione. Maestra, abbiate pazienza, che qui la gente sono ignoranti. C'aveva un bel... Ma che c'aveva? Bugatti! Gliela invidiai. Mi disse, vuoi provarla? E tu? Io tentennai. Che faccio, monto su? Sì! Monto su? Sì! Monto su? Sì! Insieme a te. Una trombetta bella. Vieni fuori, sei un papà, sei un figlio. Vogliamo la mossa. Hai veramente un gran bel cuore. Carino. Tosto questo, vi state divertendo? I confetti. Bagnateli tutti. Attento al fegato però, Ma tu proprio qua dovevi stare? Dove vado? Una passeggiata no, No. Torna a casa che mamma ha fatto gli gnocchi. Oh, li come te. Ma ecco, maestro, attacca. Assassino. Un giorno all'aeroporto io l'incontrai. Era un bell'ufficiale, io lo guardai. C'aveva un bel... Ma che c'aveva? Aereo! Glielo invidiai. Mi disse, vuoi provarlo? E tu? Io tentennai. Che faccio, monto su? Sì! Monto su? Sì! Monto su? Sì! Su, 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 su! Thank you.
Berta Crispino, grazie. Fabrizio Russotto, grazie. Fatti, misfatti e fantasia al Petrolini, 25 settembre. Vabbè, insomma, abbiamo visto quando veniva fuori la bandiera, è chiaro, il sentimento era forte, se ne calava un teatro, come si dice in gergo. Bene, ma abbiamo visto appunto che Nini Tirabuciò accennava la mossa. Ma sta benedetta mossa poi chi l'ha inventata? E c'è stata un'artista romana che l'ha inventata, la Maria Campi, si chiamava Maria De Angelis, ma si mise Campi in nome d'arte. E appunto inventò la mossa, ha sbagliato città, la fece a Napoli, quindi è diventata, se ne è appropriata praticamente la città partenopea. Questo brano che adesso presentiamo è Algerina, era del 1910. E si esibiva nel teatro Amore a Trastevere questa Maria Campi, avevamo sempre un grandissimo successo. Bene, adesso andiamo a rievocare questo momento, insomma, diciamo di partecipazione con il pubblico nel brano che dicevo prima, che si chiama Algerina. Asso, mi diverto, mi piglio sull'asso, asso, asso. Bene, 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 bene. Abbiamo rievocato questo importante momento della mossa. Ma c'era un'altra protagonista molto importante che faceva parte di questi Oscillation Tanti, dove questi comici bravissimi cominciavano le prime armi, le prime atmosfere. Bene, ed era una grande come Lina Cavalieri, che poi divenne la donna più bella del mondo nella lirica, insomma, si fece anche valere venendo appunto da queste osterie molto, sì, alla buona. Bene, rievochiamo questo evento di questa grande artista in una canzone del 1892 che si chiama Chi se ne, e lì finiamo, eh. Avece fatto l'amore ben gran pezzo, sto grugno verde e mezzo, sentite che me fa, insieme con arpia se mette a fa l'amore, e desta fora via non ne va più sapere, e desta fora via non ne va più sapere, ma lasciate quell'ingrato per poi ghiaccia senza cuore, ma lasciate
sposata le provi a maritar. Allora quel vassallo s'accorge dello sbaglio, non dico sì quanta io c'avrà da rosica, non dico sì quanta io c'avrà da rosica. Ma lasciato quell'ingrato, quel boiaccia senza cuore, ma lasciato il cuore che c'è, e dopo tutto chi se ne va? Però scittela quanto quel grugno ha ripezzato con carcio personato da vaglio. Serena, mica che me ne preme, ma giusta operazione, da bella correzione se l'ha da merita. Una bella collezione ce l'ha da merito. Ma lo stato per l'ingrato, per boiazza senza cuore, ma lasciato il bel che c'è, e dopo tutto chi se ne frega. Abbiamo mangiato anche la donna più bella del mondo. Bene, c'erano anche degli artisti che si conoscevano fra di loro in delle occasioni abbastanza strane, come accade con Armando Gil ed Ettore Petrolini. Si incontrarono Alfredo alla Scrofa, al noto ristorante, e si conobbero attraverso così dei simpatici stornelli che cantavano tutte e due indispettiti da un cameriere abbastanza disattento. Una canzone appunto dell'epoca di Armando Gil, di questo bravissimo appunto artista, che si chiama Pardon. Una canzone salottiera dal titolo Ah sì? Pardon. Fu invitato un giorno in un salotto molto rinomato, molto frequentato. Femmine eleganti, gioie scintillanti, fiori e luce a profusione. C'era fra le dame una donnina molto birichina, semplice e carina. Le sorrisi è bella, civettola è bella, il sorriso a ricambio. Oh, quale dolce strana sensazione. E fece ad un signore che era a me vicino. Quella donna fa incantare, la vorrei tutta baciare, ma quel signor d'un tratto rosso diventò. Lei non sa quella mia moglie, oh ah sì, ah, pardon. In teatro un flirt aveva avuto con una graziosa bionda vaporosa. Poscia per le scale, le mostra il giornale, le sorrise invece sì. Sugli annunci lessi il giorno appresso queste paroline, semplici e carine. Per domani sera, in toilette nera, presso il bosco attenderò. Al bosco quella sera corsi all'orlo, vidi una veste nera in mezzo tenebror. E allora senza più esitare, corsi incontro ad abbracciare, ma una voce grossa disse cosa fa? Non lo vede, sono un prete! Oh ah sì, ah, pardon, oh ah sì, ah, pardon, oh ah sì, ah, pardon, oh ah sì, ah, pardon. Pardon, pardon, pardon. E appunto questo era il mondo di formazione di Petrolini. E adesso arriviamo invece a un momento creativo. Lui era molto famoso per i suoi scioglilingua, e ne trovava di divertentissimi, di molto interessanti. Questo sicuramente fa capo a una voglia un po' di demenzialità, ma di demenzialità diciamo alla buona, cioè di quel periodo che sappiamo che è legato al futurismo. Adesso andiamo ad ascoltare appunto con i ragazzi questo brano che si chiama appunto Colmi e Lazzi. Colmi, Lazzi, scherzi, nezze, stupidaggini, fritture, cose
cose serie oppur facezie, cose mogli o cose dure, cose dette ancor da dire, frasi fatte e frasi sfatte, desiderio di morire, salamini e caffè latte, parodie e caricature, canzonette maltusiane, prese in giro corbellature, di cervelli poco sani ed aneddoti avventure, di teatro e di caffè, storie chiare, storie scure, erano due ed or son tre, sguardi ardenti, appuntamenti di donne innamorate, convulsioni, sperimenti, a pagarle risparmiate, baci, smorfie e letterine, quasi sempre profumate, bianche, azzurre, verdoline, mattucci sgrammaticate. Questo è il libro bello e brutto, pazzo, sciocco e intelligente, non c'è niente, c'è di tutto, c'è di tutto e non c'è niente, minestrone di sciocchezze, sale, pepe, pepe, sale, miele, zucchero, amarezza, ruzzoloni per le scale. Fischi, applausi ed altre cose, terzo premio, grande encomio, rose, spine, spine, rose, fa piacere il manicomio, passatismo, futurismo, d'ogni luogo e d'ogni età, buon umor, benefreghismo e parole in libertà. Chi è l'autore? Son 300, dritti, storti, lunghi o corti, terze quadre di talento, son 300 e non son morti. Dalle Tizio, Caio, Pedro, Lini, Sebo, Eti, Dozzinari, quattro geni e tre cretini, questo è il libro, questo è nato e così vivremo ora, e se qui si chiama piaciato qualche ridere. Ha, ha! Colmi e Lazzi! Acrobazie verbali. Acrobazie verbali, come anche ce lo ripropone un'altra forma, diciamo molto più, forse sono lenta ma sicuramente molto efficace, e lo vediamo in questa bellissima caricatura di Onorato, ed è il mitico appunto Gastone. Cinematografico, artista del varieté, danseur, diseur, frequentatore del Balta Baren, conquistatore di donne a getto continuo, uomo che emana fascino. È una satira efferata al bell'attore fotogenico, affranto, compunto, vuoto, senza orrore di se stesso. Gastone, sei del cinema il padrone. Gastone, Gastone. E ne faccio collezione, Gastone, Gastone. Sono sempre ricercato per le firme più bislacche, perché sono ben calzato, perché porto bene il fracche, con la riga il pantalone, Gastone, Gastone. Tante mi ripetono sei elegante, beh, no, non ho niente nel cervello,
Coppa Gargano, specialmente alle pensioni. Gastone, Gastone. Io sono un inventore, un creatore. Vengo da una famiglia di inventori, di creatori. Mia sorella Lina è una creatrice, tutti lo sanno. Creolina. Questa cosuccia qua è una mia invenzione. Pensate, non l'ho neanche fatta brevettare. Altri avrebbero fatto scrivere Made in Gastone, ma io non ci tengo né ci tesi mai. Mio padre ha inventato la macchina per tagliare il burro, un pezzettino di legno con un filo di ferro. Poi lo hanno imitato tutti, hanno fatto solo il filo, hanno inventato la macchina per tagliare la pulenta. Poi è arrivato un altro, un certo Marconi, e ha fatto tutto senza fili. Tutti dobbiamo pur vivere. Mia madre studiava economia, aveva il senso del calcolo sviluppato fino alla genialità. Pensate, io mi chiamo Gastone, lei mi chiamava Tone, Tone, per risparmiare il gas. Anche tutti i miei amici e le mie amiche mi chiamano Tone, mi si mangerebbero come il pane, pane e Tone. Un mio cugino ha inventato una macchina contro le zanzare, è un aggeggino, si mette fuori della finestra, fa psss, psss. La zanzara, sentendo fare psss, crede che sia il zanzaro, esce fuori dalla finestra, si approfitta di quel momento. Un altro mio cugino ha trovato uno specifico contro le cimici, è un elisir, un bottiglino, si prende la cimice per un orecchio, le si pone un ginocchio sullo stomaco e la si costringe ad ingurgitare il prodotto. Se dopo un'ora e un quarto l'insetto non defunge, ripetere l'operazione. Un altro mio parente ha trovato un ritrovato contro i bacherozzi, gli scarafaggi. È un composto di zucchero, sapone e polvere di marmo. Il bacherozzo va per mangiare lo zucchero, scivola sul sapone, batte la testa sulla polvere di marmo. Io sono anche ricercato perché porto molto bene il frac, e quando porto il frac ovunque io vada porto quell'onda di signorilità che manca a tutti gli altri comici del varietà. Io sono nato col frac, anzi, quando sono nato, mia madre mica mi ha messo le fasce, ma che, mi ha messo un fracchettino, camminavo per casa, sembravo una cornetta. Gastone, sei davvero un belladone. Gastone, 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 con il guanto a pendolone, vado sempre a pecorone. Gastone, Gastone, ogni cuor si accende tarde perché c'ho gli occhioni belli, le basette alla Bonnard ed i gesti alla Borelli. Misterioso come Ghione, Gastone, Gastone.
Gastone, abbiamo rievocato questa mitica figura petroliniana e adesso ci ricordiamo anche delle canzoni, le canzoni che sono tante, sia quelle scritte da lui che altre che prese in prestito per i suoi spettacoli. Allora adesso richiamiamo i ragazzi, una canzone sicuramente magari non è molto conosciuta, è questa del 1932, scritta con Alberto Simeoni, è una canzone, vediamo se me la ricordo, è una canzone un po' particolare, perché manco non c'è il titolo, non è il titolo, è una canzone tanto per cantare, sì. Sì, tanto per cantare, per fare qualche cosa, è roba del paese nostro, si può cantare pure senza voce, basta la salute e par le scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e magari è accompagnato da me. Per fare la vita meno, mi sono comprato sta chitarra e quando il sole scende è morto. Mi sento ancora cantatore, la voce è poca ma non basta fare una serenata, ma solamente a fare in maniera di farmi il sogno a prima sera. Perché nel petto me ce naschi il fiore, fiore di là, che mi ricordi verso il primo amore, e sospirava le canzoni mie, e mai non arriva le bugie, e sospirava le canzoni mie, e mai non arriva le bugie. E sono Maradona, gli dicono tutti, si belli cresciuti, si belli cresciuti, ci fanno cantare. E dove cercate? Lì c'è la buona. Qualunque persona si può contentare. La fisica no, la, a tutti fa go, la, però la parola, la, non ce la può dare. La fisica no, la, a tutti fa go, la, però la parola, la, non ce la può dare, 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 non ce la può dare. Fisica mostica, non la può dare. Lo vedi, ecco Marino, la sacra c'è dell'uva fontane. Quanta abbondanza c'è, appresso c'è via Genzano, orbitore squarmano, su pietra divertì, nanni, e sì, e già le stelle ne fanno un manto d'oro, e le belle tranelle si mettono a cantare, si sente uno stornello. Risponde un ritornello, che coro vi ha sentito, nanni, nanni, che coro vi ha sentito, nanni, nanni. Vai, nanni, nanni. Bene, presentiamo i nostri ragazzi. Claudio Giova, Gianni Quinto, Luca Paniconi, Martina Zuccarello, Priscilla Baldini, Alessandra Cosimato. Beh, questa prima. Paolo Gatti! Grazie, grazie. Poi presenteremo dopo gli altri. Bene, adesso ci dobbiamo preparare, smontare queste scene faraoniche e ripetere il secondo tempo dedicato alle serenate romane, ma non solo, stornelli, insomma, ci saranno delle belle sorprese. Poi noi ogni sera cambiamo, chissà che ci sarà stasera. Boh, bene, ve lo sottoponiamo. Un abbraccio a tutti, ci vediamo dopo. Bene, grazie.